Ciao ragazzi, benvenuti a tutti, questa è Corsia di Emergenza, allacciate le cinture, il viaggio sta per partire. Iniziamo subito con una band romana, loro sono i Mad Shepherd, il brano si intitola Serial Number 64. Lungs are smoke-filled, facing sunset, drying out the tornati in studio ragazzi, Corsia d'Emergenza, questa è Rock Radio Scultura, la vostra web radio preferita. Io sono Rant Boy, ho qui accanto a me in regia come sempre il mio carissimo DJ Frank Love. Frank, bonsoir, bonsoir, puntata ricca ricchissima di tanta musica emergente italiana, quella che ci piace, quella che piacerà anche a voi. Abbiamo ascoltato i Mad Shepherd con il loro Serial Number 64, il singolo da poco uscito, da cui è stato tratto anche un videoclip di grande impatto. Vi consiglio di andare a vederlo su YouTube. I Mad Shepherd vengono da Roma, sono un quartetto che è uscito da poco alla ribalta dopo un periodo di silenzio in cui, si legge appunto, avevano avuto dei cambiamenti nella lineup. Dal brano che abbiamo ascoltato si possono sentire tante influenze, specialmente post grunge, hard rock, diciamo Soundgarden, Pearl Jam, Alter Bridge, di tutto e di più. Ma entreremo molto di più nel particolare, ragazzi, in seguito, durante la trasmissione. Faremo infatti un'intervista ai Mad Shepherd stessi, parleremo un po' con loro, faremo quattro chiacchiere e ci faremo raccontare un sacco di cose interessanti. Nel frattempo andiamo avanti, io do la parola a DJ Frank Love. Vi lasciamo in compagnia con i Railway and Dogs con il brano Rabbia.
15 tracce in free download e primi 50 fan. Questo è l'esordio di questa band con il loro primo album ufficiale omonimo, dopo ben 3 EP autoprodotti e quasi 8 anni di concerto. 8 anni, 365 per 8, insomma, quasi 3.650. Quindi Railway Dogs, un album registrato in diverse sessioni, dal dicembre 2011 al dicembre 2012. Sappiamo quanto è complicato registrare un disco in un periodo così lungo. Assolutamente, sì. Il senso del tempo è complicato per un gruppo che dobbiamo avere un'esperienza del genere. Direi proprio sì, comunque la protagonista del e Alice in Iceland, ossessione, orgasmetto, parte di questa musica. Ciao, lui è vero, tutti in giro da solo, cicci, coscienza di mio, e tutti gli accolti di mio, e sinceramente non mi piace, non mi piace. Continuiamo il nostro viaggio underground, ci parliamo i nostri sottofondi, che alziamo per un momento, fanno sempre parte di un materiale underground, ovviamente il sottofondo è terminato in questo momento, incredibile, che il tubo ci aiuta sempre, il tubo, e passo la linea al mio collaboratore. Eccoci qua, grazie DJ Frank. Adesso andiamo avanti con la nostra programmazione, abbiamo un'altra band. Nel frattempo, come ben sapete, ci siamo ascoltati Railways and Dogs con Rabbia, adesso andiamo avanti con Camp Lion, il pezzo si titola Jesus. We'll be right back.
Rock Radio Scultura. Martedì e giovedì sera. Rotazione musicale. Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Martedì pomeriggio. Rotazione musicale. I brani migliori estratti dalla nostra playlist. Yo. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio Scultura. 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 Siamo tornati in studio, ragazzi, in corsia di emergenza. Rent Boy e DJ Frank Love, la coppia che non scoppia. Abbiamo ascoltato una band dal sound piuttosto interessante, i Camp Lion, con il brano Lisus, credo si pronunci. Prima ho detto Jesus, ma credo di essermi sbagliato. I Camp Lion sono Nicola Perina, Leonardo Menegoni, Davide Cabrioli, e vengono rispettivamente da Ala, Rovereto e Borghetto sull'Adige, in provincia di Trento. Nascono dalle ceneri di altri progetti musicali, tra cui annoveriamo Just Another Illusion e Romero, nei quali appunto Davide e Nicola, i due membri fondatori, erano già amici ai tempi delle scuole superiori e conoscono Leonardo. Il 2012 è un anno in cui, dopo aver portato il loro disco in giro per il Nord Italia, si chiudono in sala prove durante l'estate per la produzione di nuovi brani da sonorità più alternative e contaminate. Andiamo avanti con la trasmissione. Adesso abbiamo un brano dei Nastenka Aspetta un altro, dal titolo Impero. Le stanze perfettamente chiuse, il buio del corridoio e la cucina sporca, il grido scabroso dietro una porta che nessuno aveva il coraggio di aprire. Si aggiravano come zombie dalle ore 22, provando a sconvolgere la noia con sconvolte, noiose abitudini. Era una breve parentesi. Il divertimento vero si godeva nella vista dei loro corpi morti alle soglie del mattino, rantolati su poltrone fracce e pasticche spezzate. Sul pavimento giaceva mai letto Impero. Costruire l'impero sull'media dei vari appartamenti universitari, tutti ordinati dallo stesso disordine. Distruggere. 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 Distruggere.
le mie mani sporche del sangue del reato, lavando le mie mani sporche di sangue dal peccato. Sa. Buonasera, buonasera, benvenuti in Frank Zapping, programma metropolitano. E oggi su Rock Radio Scultura. Rock Radio Scultura. Hola chicos, Rock Radio Scultura. Benvenuti ragazzi a questo nuovo appuntamento di LSD solo su Rock Radio Scultura. Miau a tutti. E allora signore e signori, ora si inizia a ballare. Come sempre in Siria Rock Gossip c'è il nostro momento Slash. Raga, cioè, la musica è bella perché varia, la musica è. Non volevo parafrasare il mitico Amaro Ramazzotti. Eccoci qua, La Paura fa 90, DJ Bruttini, Rock Radio Scultura, programma interamente dedicato alla musica anni 90. Prog Ramma, il programma per nerd che amano la musica artistica. Pezzo veramente meraviglioso. Siamo arrivati al momento dei saluti, ragazzi. Io sono Rant Boy, avete ascoltato Controcultura, un programma musicale dedicato agli anni 60. Questa è Lux in Translation. Mandateci i vostri mix, le vostre composizioni più assurde, un suono di una lavatrice, mandateci quello che volete, ma mandateci. Bentornati nello spazio del filosofo del rock. Un bacio rock dalla vostra Alice di Rock Songs X-Ray. È il nostro jingle. La primissima puntata di Corsia di Emergenza, un programma dedicato alla musica emergente. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao a tutti tranne che alle major. Ciao. Il padrone di casa quando scoprì che non ero un decoratore di interni gay mi rincorse con una pistola. Rock in scultura. Yeah. The pen is on the table. In italiano si traduce la penna è sul tavolo. In sardo è Sabina e supra sa mesa. Siamo tornati in diretta, ragazzi. Dunque, abbiamo ascoltato prima dell'orribile jingle Impero, Nastenka aspetta un altro. È arrivato il momento della nostra intervista e passo la linea al mio collaboratore Renboy. Amiamo queste interviste in diretta, siamo proprio pazzi di queste cose. A voi. Eccoci qua, siamo in collegamento telefonico, come avevamo preannunciato, con i Mad Shepherd, in particolare con Stefano. Ciao Stefano. Ciao. Come stai? Tutto bene, voi? Benissimo, benissimo. E, dunque Stefano, domanda di rito, subito, partiamo subito in quarta. Vai. Come nascono i Mad Shepherd? Raccontaci un po' di come vi siete conosciuti, come è nato il progetto, insomma. Allora, il progetto è nato nel 2009, sì. E, le menti malate di Salvatore e Francesco, bassista e chitarrista, e avevano un'altra formazione. Io sono arrivato solo l'anno scorso, loro avevano già fatto una serie di esperienze, l'uscita di un demo, hanno aperto a Mamma Magrezza, hanno fatto il contest Rock in Idro, e poi ci siamo incontrati noi un anno fa e abbiamo un po' cominciato a lavorare insieme, abbiamo registrato altri pezzi, tra cui quello che ho visto avere mandato pochi mesi fa. Sì. E stiamo finendo di scrivere i pezzi per un album, andremo in studio tra metà maggio, ecco. Quindi c'è un album in programma comunque. Sì. Perfetto, questo magari ne parleremo dopo quando vi chiederò, insomma, sicuramente dei vostri progetti futuri. Avevo una curiosità sul nome, Mad Shepherd. Sono andato a vedere Pastore Pazzo, è possibile che sia questa la traduzione? Esatto, la traduzione è proprio quella. Sì, diciamo che l'idea
nasce da questa immagine di, diciamo, un pastore nel doppio senso di pastore di pecore, diciamo, e pastore di anime. Sì, la guida, insomma. Questo pastore però è matto. Poi, tra l'altro, mad in inglese vuol dire sia matto che arrabbiato, diciamo. Certo, certo. E diciamo, è quindi arrabbiato per la situazione in cui si trova la civiltà, insomma. E quindi è abbastanza pazzo e arrabbiato da urlare, diciamo, il suo messaggio attraverso la musica, ecco. Certo. Quindi c'è questa icona del pastore matto, che se vedi anche il nostro logo è il viso di un soggetto che potrebbe essere un pastore. Sì. Un po' fuori di testa, ecco. Ecco, esatto, a proposito appunto del sia del, insomma, del riferimento, del valore simbolico che ha questo nome per la band, sia facendo riferimento anche, per esempio, alla traccia che abbiamo ascoltato poco fa in scaletta, ovvero Serial Number 64, sì, da cui è stato tratto un video, tra l'altro, molto bello, insomma, di un collage di immagini molto, insomma, molto sentite, ecco, sì, insomma, si capisce palesemente che siete una band dal forte senso di responsabilità civica, insomma, che vi preoccupate di quello che succede. Ecco, vi volevo chiedere da cosa nasce appunto la volontà di raccontare la realtà che vi circonda e come mai l'utilizzo della lingua inglese a questo scopo. Ah, guarda, diciamo che la lingua inglese è la lingua più universale per la musica, per noi, insomma, soprattutto per la popular music e per il rock, dal nostro punto di vista. E l'impegno sociale, ecco, noi ci riferiamo alla tradizione, diciamo, del rock come un tentativo di trasmettere un messaggio, ecco, e il più possibile orientato al cambiamento della realtà, insomma, in qualche modo. Certo. E nel caso di Serial Number siamo stati ispirati dai fatti di cronaca di suicidio dei lavoratori. Sì, che si sente, sì, sempre più spesso. Sì, infatti, in sovraimpressione, insomma, ci sono tutta una serie di dati, esatto, sì, sì. Insomma, varie immagini forti. Sì. Perché appunto, ecco, in questo ci veniamo, insomma, influenzati, toccati da eventi che ci circondano, che non sono certo fantastici, ecco, quello no, che succede nella situazione politica non italiana, una situazione piacevole, anche sociopolitica italiana e anche, insomma, anche nel resto del mondo, e cerchiamo in qualche modo di denunciare, insomma, quello che sentiamo, di trasmettere le emozioni che a volte sono anche intense o rabbiose, insomma, rispetto a quello che vediamo. Certo. Beh, insomma, come dire, un impegno piuttosto nobile, alquanto faticoso comunque, perché ci proviamo, insomma. Certo, ecco. Perché, insomma, il messaggio quindi è sostanzialmente un messaggio di denuncia volta ad un cambiamento, insomma. Sì, pensate di poter cambiare qualcosa, sì, ecco, attraverso la vostra musica? Comunque vi sentite parte integrante di un movimento atto a cambiare, comunque? Sì, ecco, vorremmo, ecco, vediamo la musica in questo modo qui. Deve essere, ecco, un cambiamento, deve essere, ecco, deve trasmettere le sensazioni che ti arrivano dal mondo esterno. Ecco, poi ognuno, ecco, ogni genere lo fa in modo diverso. Certo, certo. Nel rock, o almeno per quello che noi sentiamo più nostro, si tende a trattare appunto quello che succede proprio nel mondo sociale e ha spesso tinte di denuncia, certo, e di rivoluzione da un certo punto di vista, ecco. Senti Stefano, a proposito del vostro genere, che potremmo classificare come un grunge, post-grunge, hard rock, insomma, si sente palesemente, insomma, l'influenza, l'affinità con, insomma, gruppi come Soundgarden, per esempio. Mi vengono in mente una voce che ricorda molto quella di Eddie Vedder del Pearl Jam, specialmente appunto nel singolo Serial Number 64. Ecco, sì, quali sono i vostri punti di riferimento, insomma, nel vostro processo, allora, di composizione? Punti di riferimento, alcuni, insomma, in comune
e forse ecco, la radice comune, diciamo, la provenienza può essere insomma in quei gruppi che hai detto, ecco, i Soundgarden e gli Ace in Chains per esempio sono due gruppi che a tutti e quattro insomma ci hanno sicuramente influenzato. E poi ci sono, magari abbiamo, ecco, siamo un po' leggermente diversi su alcune cose. Direi che forse Francesco è più sullo, piace molto lo stoner rock, insomma. Salvatore, anche chitarrista, ama i Vincenzo, però anche, insomma, gli piace anche a qualche gruppo più metal. Leonardo, che in realtà che è il batterista, che è venuto, si è unito alla nostra formazione da poco, a volte sfocia anche in un pop rock che insomma accogliamo con piacere, ecco. Diciamo sì, i gruppi che hai detto sicuramente, poi ci aggiungerei magari i Queens of the Stone Age, i Perfect Circle, Alter Bridge, sì, forse l'hai detto. Anche tu, invece... Caius dal punto di vista un po' più Caius dal punto di vista un po' stoner, insomma. E diciamo che questi sono, ecco, i Foo Fighters, assolutamente, insomma, ci piacciono moltissimo e sono forse l'influenza maggiore, ecco. Quello che volevo chiedere invece io a Stefano, la situazione è più prettamente romana per quello che concerne la musica live, anche se esiste, se c'è qualche radio che aiuta gli emergenti, insomma, tutto quello che può servire a una band romana, come ci può illuminare? Allora, diciamo sì, sicuramente bisogna contattare, scrivere a tutti e prima o poi insomma qualche risposta c'è. Noi abbiamo avuto un'esperienza positiva con Radio Rock, devo dire, che è una radio importante a Roma. Certo. E hanno fatto un'iniziativa interessante che è il festival, sì, sì. Hanno fatto diciamo una specie di risposta al festival di Sanremo, cioè negli stessi giorni. Per quello che riguarda i locali invece, diciamo i punti salienti della capitale, secondo te quali sono? I locali, ci sta qualche il Contestaccio, un posto dove noi suoneremo a maggio e a giugno, e sicuramente dà abbastanza spazio. Poi ce ne sono tanti e di vario livello, ecco. Bisogna farseli un po' tutti, secondo me. Certo, beh. Diciamo che molti locali della capitale prediligono un po' le tribute band, questa è una situazione un po' dolente italiana che non ho trovato all'estero, sinceramente. Sì, purtroppo tendono, e soprattutto ecco la cosa è che più italiana in particolare è che tendono a pagare molto, cioè a pagare, no, cioè a pagare sempre poco, però a pagare solo i gruppi che fanno cover e a non pagare i gruppi che fanno musica originale. Non è sempre così, ci sono appunto, come dovrei aver citato, comunque altri varie realtà in cui si valorizza, però ecco, è un meccanismo che tende a non promuovere l'originalità, ecco. Assolutamente. Senti Stefano, volevo chiederti, proprio riallacciandoci alla questione di Roma, insomma, che è la vostra città, una città così grande, così ricca di stili musicali e non solo, ecco, volevo chiederti qual è l'approccio del pubblico capitolino nei vostri confronti, nei confronti del progetto Matt Shepherd, come vi siete trovati nei confronti della città? Direi all'inizio ovviamente l'impatto è abbastanza forte, ci sono sicuramente ascoltatori, insomma persone che ascoltano musica che è affine a quella che ci ha influenzato a noi e sicuramente ci apprezzano, insomma, magari anche subito, però avendo un sound è uno stile parecchio americano, insomma, abbastanza d'impatto, non troppo lineare, ecco, su molte cose. Sì. La prima impressione è un po' di stupore, ecco, di perplessità. Certo. Però magari, ecco, dopo un paio di pezzi speriamo che vengano presi dal groove, dal sound, insomma,
generalmente ce l'apprezzano, insomma. Ecco, quindi è comunque una situazione positiva, insomma, in generale. E, invece nei confronti del panorama italiano, come vi siete trovati? Qual è stato il responso del pubblico? Beh, diciamo che il panorama italiano, soprattutto mainstream, è un po' in contraddizione, cioè in contrasto con la nostra musica. Sì. Sono tipi di prodotti artistici molto diversi, che cercano un target molto diverso, quindi sarà certamente difficile farci strada nel mainstream italiano. Ecco, e a proposito di questo, infatti, volevo farti l'ultima domanda. Quali sono, insomma, gli imminenti, immediati progetti futuri della band, dei Mad Shepherd? Allora, tra pochissimo, cioè il 18, suoneremo all'Alvarado, sì, locale a Roma. Sì. E diciamo daremo poi il via a un'attività abbastanza frequente live, come dicevo, con Testaccio, maggio-giugno. Sì. E soprattutto, ecco, da metà maggio ci chiuderemo in studio e abbiamo già una decina di tracce che faranno parte del nostro primo album. Bene, l'album d'esordio di Mad Shepherd. E l'idea è, insomma, se tutto va liscio con la produzione, di partire anche a fare qualche data fuori da Roma, sì, durante l'estate, ecco, per certo, promuovere. Certo. E, senti Stefano, vuoi ricordarci il sito della band, i vostri contatti per i nostri ascoltatori? Sì, ok, allora, Facebook è facebook.com Mad Shepherd Official. Sì. Twitter, sempre twitter.com Mad Shepherd Rock. Sì. Poi SoundCloud è solo Mad Shepherd e la nostra email è semplice, abbiamo info@madshepherd.com, quella più generale, diciamo. Sì. Poi c'è il booking, che è booking@madshepherd.com, e la stampa, diciamo, press@madshepherd.com, quindi abbastanza, si ricorda, insomma. Beh, diciamo che i contatti non mancano. Io ti ringrazio, Stefano, per la piacevolissima chiacchierata. Grazie a te. E in bocca al lupo per tutti i vostri progetti, per i progetti Mad Shepherd. Un saluto da Corsia d'Emergenza e Rock Radio Scultura. Grazie, ciao. Grazie a voi. Ciao. Rock Radio Scultura.
libera la tua creatività. 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 Rieccoci dopo l'intervista telefonica. E abbiamo ascoltato una cover di Soundgarden del gruppo intervistato, piaceva l'intervista, e concludiamo la puntata di oggi. Prima di far ascoltare il gruppo, che è un nome che quando lo nomini nel blog la gente si gira, ti guarda in modo un po' strano, vabbè, siamo comunque in Italia, e prima di farvi ascoltare l'ultimo gruppo, volevo sottolineare il fatto che l'ultimo gruppo che vi abbiamo fatto ascoltare, quello precedente all'intervista, sono soliti collaborare. Una Stenka e i prossimi tre preti pedofili, troppo attivi, non so come dire, collaborano insieme non solo nel live, ma hanno fatto appunto insieme il cosiddetto split che potete trovare sul Bandcamp. E niente, vi ricordiamo che la nostra mail, nel caso volete partecipare a questa emergenza, è antipop.projectcolaj@gmail.com. In onda. State ascoltando Cancro dei Preti Pedofili, i ragazzi di certo con i nomi non vanno per il sottile. Direttamente dal loro blog ufficiale, dal loro sito ufficiale, vi riporto una citazione, ovvero: i preti prendono spicchi dei King Crimson, li rinchiudono in una caverna per una sbornia colossale e ne esce qualcosa di sinistro che ha a che fare con i metronomici e magnetici Battles di Mirror, il tutto in salsa post-alternative. Preti Pedofili, Cancro. Yeah.
La puntata volge al termine, la puntata volge al termine. Tra pochi in onda Frank Zapping, filosofo del rock, Paolo Travelli da Bruxelles. Non finisco gli appuntamenti di Rock Radio Scultura. Un saluto a tutti dalla nostra No Virgin Radio. Frequenze dente per ampliare i tuoi pomeriggi e le tue meningi.